Enrica Garzilli, buongiorno. Buongiorno a lei E e a chi ci ascolta. benvenuta, davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo ponderoso saggio che supera le 1200 pagine, se non ricordo male. Il saggio è pubblicato dalla casa editrice torinese UTET. E il titolo di questo saggio è Mussolini e Oriente. Enrica Garzilli, specialista di indologia e studi asiatici, collaboratrice di ricerca e docente di sanscrito, buddismo, induismo e diritto indiano all'Università di Delhi e poi ad Harvard, e di religioni e culture dell'Asia e storia del Pakistan e dell'Afghanistan nelle università di Perugia e Torino. Ora, Enrica Garzilli, già ci sarebbe materia per sviluppare una conversazione semplicemente attraverso la profondità della sua ricerca, a cominciare dal sanscrito, dall'indologia e al buddismo. E tutte queste sono strade molto plurali che per molte ragioni l'hanno anche portata a scrivere questo saggio intitolato Mussolini e Oriente, che, come lei scrive nell'introduzione, questo libro si propone di descrivere le mire, i sogni, l'opera di Mussolini in alcuni paesi dell'Asia islamica, induista e buddista. Ecco, e adesso entriamo nello spirito di quel tempo, partendo da che cosa, Enrica Garzilli? Dall'immagine di copertina, ce la vuole raccontare? L'immagine di copertina è la rielaborazione grafica delle cards, delle cartoline giapponesi originali della collezione Sparacino, privata, e rappresenta Mussolini nell'atto di fare il saluto romano, il saluto fascista. E perché questo? Perché vi fu una famosa missione fascista in Giappone che passò anche nel Manciukuo, che era lo stato, diciamo, fantoccio costruito dal Giappone, che aveva invaso una parte della Cina, aveva messo un amministratore vicino al Giappone, in pratica era uno stato controllato dal Giappone, giapponese. Quindi questa missione andò lì dopo appunto che era stato firmato il patto anti-Comintern, a cui aveva aderito appunto l'Italia e che era già stato firmato nel 1936 da Tokyo e Berlino, e divenne firmataria anche l'Italia, e quindi si intensificarono i rapporti con il Giappone. Quindi non soltanto il Giappone in Italia, che era già abbastanza presente, specie a livello letterario e culturale, e era molto presente proprio nella quella che viene chiamata la nipofilia di Mussolini. Perché Mussolini ravvedeva nel Giappone gli stessi valori e ideali così, così importanti del fascismo? Perché non so se lei conosce l'etica del Ronin, del samurai, fedeltà assoluta verso il padrone che lo ingaggiava, lealtà fino all'estremo sacrificio, no? Per esempio, adorava Mussolini, i famosi ragazzi che si immolarono per il proprio padrone credendolo morto, i giovani samurai, e infatti mandò una colonna commemorativa antica, romana, sormontata dall'aquila proprio in Giappone. Quindi lui vedeva questi valori incarnati nel Giappone tradizionale. E naturalmente erano valori anche fondanti del fascismo: lealtà, senso del dovere, senso del lavoro, precisione, ordine, che poi vediamo che sono tutto sommato valori anche del Giappone moderno, fa parte della cultura
mentalità giapponese. E poi naturalmente appunto fedeltà, lealtà e il mito della gioventù, il giovanilismo. Pensiamo soltanto che la canzone Giovinezza fu tradotta in giapponese e molte volte rappresentata non soltanto a Tokyo, ma anche se hai altre città giapponesi. Quindi era, diciamo, una sua propensione da quando era giovanissimo, perché si avvicinò all'Oriente tramite Nietzsche, che considerava suo maestro, e tramite Schopenhauer, scusi, e Nietzsche, no? E perché questo? Perché quando era in Svizzera, ventenne, lui frequentava i circoli filosofici e di universitari, gli intellettuali, specie russi, che erano tutti, diciamo, un po' teosofi, come dice la Sarfatti, e comunque molto vicino all'Oriente. E quindi, diciamo, si avvicinò proprio al buddismo. Ma questo amore per il buddismo rispetto al Giappone, ma anche e quindi per i valori fondanti della società giapponese, ci fu anche per l'India, non soltanto per il Giappone. Quindi lui vedeva in questi valori anche la volontà di costruire, per esempio, una società migliore, una società giovane, dinamica, migliore, però nel totale rispetto delle tradizioni. E lui vedeva tutto questo come identico ai valori del fascismo. Eh sì, ed è una pagina molto importante quella, anzi le pagine che ci apre Enrico Garzilli su questo aspetto Mussolini e Oriente, partendo proprio anche da, tornando al titolo di questo suo saggio, e credo che sia un titolo fortemente attraente, nel senso che tutto subito ci fa dire ma quali sono i rapporti, perché, cosa c'entra Mussolini e l'Oriente, l'Oriente così, così lontano ma che Enrico Garzilli ci avvicina molto, no? E quindi... lei scrive, se ricordo bene, che la lettura e l'interpretazione della storia non sono e non possono essere del tutto obiettivi e quindi ha cercato di presentare le relazioni tra l'Italia e l'Oriente nel modo più imparziale possibile. Però veniamo proprio a questo tema dell'imparzialità. Oggi come oggi parlare di quell'epoca della storia italiana, è molto molto difficile e quindi anche qui forse si entra in un terreno di... Forse estrema polarizzazione. Certo, polarizzazione che tra l'altro stiamo mutuando molto dagli Stati Uniti, dove ho vissuto a lungo e dove posso testimoniare, anche l'anno scorso sono tornata quasi 2 mesi a insegnare all'università e posso testimoniare che è fortissima questa polarizzazione, o fascisti o antifascisti. E fascisti ormai sono tutti, cioè tutti quelli che non si dichiarano antifascisti. Pensiamo solo che Emilio Gentile, che è un grande studioso del fascismo di sinistra, dichiaratamente di sinistra, è stato fortemente criticato per la sua collana che ha curato, per la collana che ha curato per il Corriere della Sera, perché sulla copertina c'era un Mussolini sorridente che parlava dal balcone di Piazza Venezia, che è un po' la stessa cosa che è successa a me con il libro, che sono stata fortemente, cioè proprio bannata, non solo dai social, va bene, ma anche dai giornali, eccetto La Verità e il giornale, per la cover, per questa famosa copertina, dove appunto, che è una copertina originale di Nino, che raffigura la missione fascista in Giappone. E ricordiamo che il Giappone era già molto presente in Italia e quindi loro si decisero anche andare a questa missione, dove poi Mussolini non partecipò, però appunto questa missione rafforzava i legami già stabiliti con il Giappone, soprattutto a opera di Tucci.
Tenendo conto, di quello che ha detto poco fa lei, Enrico Garzilli, a proposito di questa difficoltà molto, molto evidente a diversi livelli, lei riprende la famosa frase dello storico Renzo De Felice, il quale diceva: facciamo storia e non moralismo. Ora, la necessità di fare storia per l'Italia e per gli italiani tutti credo che sia necessaria e importante. Certo, è scomodo a volte fare storia, Molto. però bisogna farla, perché più la rimandiamo e forse peggio è. Ma dobbiamo fare i conti col fascismo e anche con i lati negativi che hanno seguito il fascismo, perché no, tutti dicono che il fascismo è nato con la violenza, ma è vero, assolutamente vero, purtroppo è stato costellato, e non pensiamo solo al delitto Matteotti, ma manganellate, purghe e quant'altro. Ma anche la resistenza fu fortemente violenta e fece delle cose terribili. Gli alleati violentarono, pare, circa 20.000 donne. Cioè, non è un numero, è una forte violenza. Quindi gli alleati delle truppe d'occupazione, ovviamente, specie i francesi, ma non solo, perché anche gli americani che scambiavano, e lo sappiamo anche dai film del neorealismo, no? Che scambiavano il pane con i favori sessuali, è un'altra forma di violenza, infatti in teoria è vietata, era vietata anche allora. E comunque, dobbiamo fare i conti con questi periodi, perché. Ma anche perché non si, diciamo, no, non ritornino, però in maniera, se possibile, oggettiva e obiettiva, nel senso non pregiudiziale. Questo è tutto buono e questo è tutto cattivo. Prima di tutto perché non esiste il tutto buono e il tutto cattivo. Secondo poi perché se, diciamo, mettiamo l'accento soprattutto su una cosa che a me sta molto a cuore, la violenza o la pace, o la guerra, anche l'Italia democratica ha fatto la stessa cosa, è nata in mezzo al sangue e mi pare che in termini di guerra, sì, sono missioni di pace, ma di fatto partecipi alle guerre, anche se la nostra Costituzione lo vieta in maniera indiretta, ma partecipa. Quindi bisogna avere un po' gli occhi aperti, secondo me, aprire un po' la mente senza sempre ammantarsi di slogan e di frasi fatte, no? Che praticamente, secondo me, offuscano proprio non soltanto la visione della storia e del presente, ma offuscano il cervello, specie dei ragazzi, no? Che per loro è tutto fascismo, antifascismo. Ok, e che cos'è questo fascismo? Che cos'è questo antifascismo? Cioè, io ho sentito un mio studente che diceva al padre, al cellulare, sei un fascista, l'urlava. E dico dopo, ho detto, senta, ma che è successo? Se la sente di affrontare, c'era l'esame scritto, la prova scritta, certo, ma mio padre è un fascista perché questa sera devo rimanere a casa e non posso uscire con gli amici. Io zitta, dice, perché sì, va bene, viene la nonna, viene. Cioè, questo è fascismo. E a me è sembrato un po', cioè, anche un principio minimo d'autorità. È fascismo, tutto fascismo. È assolutamente risibile e ridicolo, secondo me. Ma Enrico Garzilli, proprio seguendo il suo ragionamento, no? Anche se la materia qui di dibattito, di conversazione è lunghissima e noi non pretendiamo certo di esaurirla in questa breve conversazione, però lei diceva a proposito della parola fascismo, ma gli intellettuali di oggi che cosa pongono nel terreno del confronto per far sì che questa situazione sia un pochino più chiara. Lei, per esempio, fa riferimento a Giuseppe Tucci, al quale è dedicato anche un libro, a Carlo Formichi, no? Che ne è oggi, per esempio, di queste figure? Queste figure io non le ritrovo realmente, cioè le trovo massificate, se si può dire, abbassate intellettualmente in tanti, però dalla parte opposta. Loro lavoravano per Mussolini, anzi Formichi anche prima di Mussolini lavorava per lo Stato come consulente per l'India.
E Formichi era il maestro di sanscrito e di tutto, di Tucci. E queste figure erano dei giganti intellettuali e lavoravano per il fascismo perché ci credevano e anche perché il fascismo, cioè Mussolini, proteggeva scienze ed arti, non ce lo dimentichiamo. Quindi, anzi, come hanno fatto un po' tutti i regimi autoritari, proteggeva chi si rivolgeva poi a lui. Abbiamo tutte le lettere a Mussolini di donne vedove e quant'altro, insomma. Anche la mia famiglia conosceva una famiglia di contadini che era stata beneficiata da Mussolini, col dono della terra e del casolare dove stavano. Quindi, diciamo. Gli intellettuali da adesso, intanto è un po' di moda dire, sono tutti, eccetto pochissimi, sono tutti antifascisti e tutti di sinistra. Io dubito che sappiano anche cosa siano, cosa sia questo. E poi diciamo proprio la verità, diciamo, la sinistra, secondo me, è morente, è morta da un pezzo. Si è annacquata, non ha quei valori di prima e soprattutto la gente non la segue più. Il popolo, la gente, i lavoratori non ci credono più a questa sinistra fatiscente, anche perché ormai sono un paio d'anni che è stato sostituito, diciamo, ufficialmente Gramsci e Pertini, per dire, delle figure dei giganti, con Fedez e Lodi. Con tutto il rispetto per questi performer, per queste persone di spettacolo, ma appunto sono persone di spettacolo. Io non accetto assolutamente che mi facciano la morale sotto ogni punto di vista, tantomeno sul fascismo, antifascismo o i diritti. Parliamo di giganti, visto che lei parlava proprio poco fa di questo, Enrico Garzilli. E parliamo di Gandhi. Ora, quando noi raccontiamo Gandhi sappiamo bene qual era la sua figura e sorgono dei dubbi, no? Ed è anche normale, dei rapporti del Mahatma Gandhi insieme verso Benito Mussolini, no? E a un certo punto lei scrive che quando Gandhi è arrivato in Italia in visita, poi dopo scrisse una lettera, diceva: Mussolini è un enigma per me. No, e poco più in là dice: ma con me è stato affascinante. Ora, qual era il fascino che Mussolini esercitava nei confronti di quella straordinaria figura del Gandhi? Beh, intanto Mussolini era di per sé carismatico, è stato riconosciuto da tutti, ma al di là di quello, anche perché era molto sicuro di sé, e quindi al di là di quanto si imponesse, perché con Gandhi non si impose affatto, anzi gli andò incontro, cosa che non faceva mai. Lui non alzava neanche mai la testa quando riceveva in udienza, insomma, persone, no? Un segno di rispetto, si è alzato e è andato incontro. Gandhi nel 1931 fece visita all'Italia di ritorno dalla conferenza della Tavola Rotonda di Londra e ovviamente era stato invitato, anche se fra virgolette informalmente, nel senso non ufficialmente dal governo. Era stato invitato da Mussolini che voleva assolutamente conoscere questo campione dell'indipendenza e capire come mai smuoveva le masse e anche e soprattutto vedere se c'erano possibilità economiche, perché l'India a quel tempo era praticamente già stava cambiando, però negli anni 20 era molto più ricca dell'Italia, tant'è che i nostri marinai che sbarcavano a Bombay, l'odierna Mumbai, non potevano praticamente scendere perché il valore lira rupia era molto sfavorevole per la lira, quindi rimanevano sulla nave. Quindi voleva, infatti cercò anche di fondare la banca italo-indiana, eccetera. Voleva, diciamo, uno sbocco commerciale e finanziario. E Gandhi, da parte sua, che era sempre molto aperto al dialogo con i grandi della terra, diciamo, no? Con tutti i governi, ma con tutti, anche con il popolo, con tutti. Era l'uomo dell'ascolto, diciamo. E Gandhi rimase affascinato,
era affascinato dal lavoro sociale di Mussolini, no? Quindi dai suoi, per esempio, dalla opera maternità e infanzia per le donne, le ragazze madri, le vedove, eccetera, per gli orfani, da tutte le strutture e le istituzioni di welfare che aveva fatto, sono tantissime, Mussolini era affascinato da questo. E da parte, appunto, e poi era affascinato perché ha detto a un suo grande amico, che è il Nobel Romain Rolland, di ritorno quando stava sulla nave Brindisi che lo riportava a Bombay, disse che Mussolini si vedeva che era animato da un sincero amore per la sua gente. E dice: il pugno di ferro sta lì, ma d'altronde anche nelle democrazie sta lì. Cioè, le cose sono imposte. Dice, però dietro la sua spietatezza si vede un sincero amore per la sua gente. E Ecco, quindi da questo. l'idea, nonostante la spietatezza, c'era l'idea di servire il popolo, no? Come osservava per l'appunto lo stesso Mahatma Gandhi. Enrico Garzilli, lei chiude il suo saggio, però mi deve fare la traduzione. Chiusura di questo saggio, lei mi deve rivelare che cosa ha scritto. Itialam, che vuol dire è finito, adesso basta, che è quello che termina gli shloka o anche tutti i testi in sanscrito sacri, e quindi basta, abbiamo finito. E non perché sia realmente finito, perché io potrei rifare un altro libro di oltre 1200 pagine con cose nuove. Ma perché a un certo punto bisogna tagliare, bisogna dare un senso compiuto a quello che stiamo facendo, per poi magari ricominciare, E ecco. per arrivare al nostro senso compiuto, speriamo, di questa conversazione, la lascio all'ultima domanda. Qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia, in realtà io leggo quasi sempre, molto spesso, l'autobiografia di Gandhi, quindi un libro antico, un libro vecchio. Io spero, credo e faccio di tutto per seguirlo nelle sue idee, nei suoi ideali, anche se di carattere sono diversissima. E quindi per me è un grande insegnamento. E un altro libro che apro molto spesso perché mi ha veramente insegnato tantissimo e che è un po' il mio libro guida, è Gitta Sereny, In quelle tenebre, dove appunto questa grandissima giornalista inglese, Pubblicato da Adelphi, se ricordo bene, questo libro. io l'ho letto in inglese, non lo so in italiano, però sì, sicuramente è stato pubblicato anche in Italia, come anche la biografia di Albert Speer, l'architetto del nazismo, perché ha veramente una chiarezza, benché sia, diciamo, una giornalista e non una storica, ma una chiarezza nell'affrontare questi argomenti molto grossi, quelli del razzismo, quelli della persecuzione degli ebrei durante il nazismo, eccetera, che diciamo a cui mi sono rifatta, e anche con le domande scomode che lei si fa e che fa. Infatti, si astiene dal giudizio su Albert Speer, per esempio. Veramente ero obbligato? No, veramente colpevole? No, eccetera, eccetera. Cioè, in pratica si astiene. Grazie Come, davvero. ecco, dico, come io mi astengo da qualsiasi giudizio, non è il nostro lavoro giudicare. Poi ognuno, secondo me, con la conoscenza e anche guardandosi un po' dentro, giudicherà da sé e prenderà da sé la sua strada etica. Questo credo. Mussolini Oriente, il libro che abbiamo attraversato insieme con la sua autrice Enrica Garzilli. Ricordo, il libro è pubblicato dalla casa editrice torinese, una casa editrice storica, ci fa sempre piacere ricordarlo, la UTET Libri. Grazie davvero Enrica Garzilli e buona giornata. Grazie e buona giornata. Grazie tanto.